Sii felice da vivo, perché resterai morto per un bel pezzo. Una domanda per i nostri ascoltatori. Sì, maestro Intra, ma il concerto di oggi è confermato? E anche pagato. Allora vado a mangiare. Ciao. Sono pennellate con sapore jazzistico, tipo tac, le pennellate di jazz. E i musicisti si divertono, ai quali ho chiesto di non improvvisare come al solito fanno sulle armonie, bebop, eccetera, eccetera. No, al di là del genere, devono essere pennellate di suoni, di note che sono nel contesto di tutto e va bene nell'opera, per non dare molto carattere jazzistico all'opera, perché non c'entra niente. Ma anche il lavoro che primo fatto violino, i colori, la concezione ritmica. Tu sei riuscito a una cosa sottile, a fare del jazz al 100% senza snaturare l'originale. Senti, io lo so cosa hai fatto, perché se no non sarebbe così. Sarebbe Kurt Weill con dei colori, invece non è vero. Proprio jazz. Senza però... Lui difende la causa perché ha scritto diversi libri sul jazz. Io non voglio, perché il jazz è limitativo. Io sono un musicista che utilizza il jazz quando mi conviene. Il jazz è la musica meno limitata del mondo, perché è una prassi espressiva straordinaria con cui si può fare tutto. No, non è vero. È una prassi che ti condiziona, perché di fuori del jazz... Dipende che cosa fai. Cosa facciamo oggi? Teatro musica, sì. Facciamo spettacolo di teatro musica. Io sono d'accordo con lui. E Tony, tu cosa ne pensi? Musica e magia. Musica e magia? Sì, tu sai cosa intendo. Siamo. Durante le feste natalizie mi sono occupato di questa, di questo progetto con Elio, che trovo una persona squisita. Una persona veramente inoltre è anche interista. Che non guasta. Ieri aveva la maglietta con scritto Tarcisio Burnic. Quindi ci siamo intesi subito. E poi la ricchezza sarebbe meglio dire come la merda, però sì. Accumulata puzza sparsa in grassi. Di Shaft. Un attimo di faianza, ho visto una sola.